Oh, siamo sul set. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Simone Workout. Un video fresco, un video pieno di cash, magari pieno di cash. Andremo a vedere quanto ho guadagnato nei miei video più popolari in assoluto e soprattutto nel video dei 5 milioni di visualizzazioni. E visto che è un genere di video che sta spopolando tantissimo su YouTube America, nel mondo in generale, in Italia, robe varie, voglio darvi un qualcosa di più e farvi vedere sui vari format quanto si guadagna. Quindi quanto si guadagna sui video di pugilato, quanto si guadagna sui video con le bikini, quanto si guadagna sui video di intrattenimento, sui video di soldi, sui video delle sfide, sui video in palestra. Partiamo subito con il primo video, che è appunto quello più popolare in assoluto, che è quello dei quasi 5 milioni ormai. Siamo a, adesso andiamo a vedere, 4.7 milioni di visualizzazioni, tempo di visualizzazioni quindi ore 329.000, 22.000 iscritti, quasi 23.000 con questo video. E adesso, cosa importantissima, andiamo a vedere le mie entrate su 5 milioni di visualizzazioni. 3, 2, 1. Ta-taan! 2.598 dollari, che per voi saranno tanti, ma fidatevi che confrontandoli con tutti gli altri paesi è il nulla più totale. Vi dico che ci sono paesi dove guadagnano 20 volte di più con queste visualizzazioni. Adesso andiamo a vedere il secondo video più popolare in assoluto, ovvero regalo 100 euro al pugno più forte, che ha fatto ben 3 milioni di visualizzazioni, 14.000 iscritti, che non sono pochi. Infatti iscrivetevi al canale, non lo so. Invece no, quasi uguale a prima. 2.555 dollari. Raga, adesso vi faccio vedere un video che è quello della mia trasformazione fisica in 3 anni, dove ho fatto ben 1 milione di visualizzazioni. Qui abbiamo totalizzato ben 192 dollari. E voi vi starete chiedendo giustamente perché ho guadagnato soltanto meno di 200 dollari su questo video che comunque ha fatto 1 milione. I motivi sono due. Il primo è che comunque un video inferiore ai 10 minuti di durata, e i video inferiori ai 10 minuti di durata hanno un pagamento nettamente inferiore. Il secondo motivo è che questo video nei primi 2 anni e mezzo dall'uscita ha fatto pochissime visualizzazioni, poi dopo quasi 3 anni dalla pubblicazione è cresciuto tutto insieme ed è arrivato a 1 milione. In quel caso YouTube ti paga pochissimo, mentre se fai tante visualizzazioni in tempi brevi, quindi nei primi giorni dall'uscita del video, guadagni molto ma molto di più. Adesso per i curiosioni, per le persone curiose, non riesco a dirlo, andiamo a vedere gli altri format, quindi andiamo a vedere pugilato, bikini, ma già questo suono penso che gli piace parecchio, bikini. Andiamo a vedere quanto guadagno con le donzelle. Andiamo a prendere un video che ha spaccato parecchio, ovvero quello del regalo 300 euro alla ragazza più forte. Allora, quasi 2 milioni di visualizzazioni, iscritti un botto su sto video, 22.594. Entrate stimate, quando le facciamo vedere? Che oscuri sempre, montatore. Papam! 834 dollari. Adesso voglio vedere, sono curioso perché anche io non l'ho, neanche io l'ho visto, il format di pugilato. Sfido un pugile professionista fortissimo e gigante. Su quasi 600.000 visualizzazioni, quindi comunque road to 1 milione. Quasi 15.000 iscritti in più. Le mie entrate stimate sono di ben 277 dollari. Regà, ma volete sapere quanto ha guadagnato il canale Non so se si pronuncia così, non si pronuncia così. Volete sapere quanto ha guadagnato con un video da 15 milioni di visualizzazioni? Ha guadagnato ben 33.000 dollari. Cioè, quasi 30 volte di più di quanto guadagniamo noi in Italia. Questo per farvi capire che, ad esempio, YouTube America paga molto, ma molto, ma molto di più rispetto a YouTube Italia. Quindi, ragazzi, adesso vi elenco alcuni punti molto importanti per farvi capire i guadagni di YouTube, cosa c'è dietro e tutto quanto. Innanzitutto, cosa importante che ho appena detto, che il CPM in Italia è nettamente inferiore, appunto, a tanti altri paesi, soprattutto a YouTube America. Ma perché questo? Perché in America, ovviamente, ci sono molti più investitori che investono i propri soldi sulle pubblicità di YouTube, cosa che in Italia viene fatta molto meno. I guadagni sulle visualizzazioni poi variano anche in base al contenuto che porti. Se ad esempio io parlassi di economia, che è un contenuto molto di nicchia, guadagnerei molti molti più soldi a parità di visualizzazioni, ma tanti più soldi. Parlare invece magari di intrattenimento, di gaming, anche di sport comunque in generale, è un contenuto un pochettino meno di nicchia e si guadagna molto ma molto meno. Questo è un fattore fondamentale. Quindi i guadagni variano molto anche in base alla durata media delle visualizzazioni, quindi al watch time.
più il watch time è elevato, più ovviamente c'è guadagno. Al linguaggio utilizzato, quindi ovviamente se diciamo tante parolacce, come faccio io, però fortunatamente me le bippano, i guadagni sono molto 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 minori. Poi vabbè, ci sono altre 1500 cose, ma staremo qui a parlare ore e ore e ore, come ad esempio se ti capita il bollino giallo. Vi dico solo che il bollino giallo non ti fa guadagnare, non ti mette visibilità al video. Purtroppo ogni tanto succede per qualche motivo, ad esempio una canzone che non va bene, piuttosto che una c'ha le tette fuori e non va bene, la bollino giallo, c***o fuori, quello quell'altro. Infatti molte volte io l'ho rischiato il bollino giallo, molte volte non me l'hanno dato, molte volte me l'hanno dato, però quando te lo becchi, 0 euro. Quindi ragazzi, sfatiamo il mito di 1 euro ogni 1000 visualizzazioni, ogni volta, o vado in giro per strada agli amici, i parenti, quello quell'altro. Ah, ma quindi tu, quando in un video, quindi quanto si guadagna? 1 euro ogni 1000 visualizzazioni, vero? Madonna, ma te sei ricco, eh? Una cosa molto importante è che ad esempio sul video dei 2500-3000 dollari, mo manco mi ricordo, appunto il 20% circa va al network, la metà circa va alle tasse. Poi ci sono tutti coloro che lavorano per me dietro le telecamere che voi non vedete, come 3 montatori, 3 cameraman, quindi veramente tantissime persone, e va diviso per tutti. Ovviamente ragazzi, fortunatamente i guadagni di un nuovo youtuber non derivano soltanto dalle visualizzazioni che si fanno mensilmente, settimanalmente, eccetera eccetera, ma variano anche in base agli sponsor e alle aziende che comunque ti contattano. Quindi ragazzi, proprio una settimana fa, e fortunatamente poi mi è arrivato oggi, ho fatto un ordine abbastanza importante, devo dire, della nuova attrezzatura appunto che utilizzerò io, e utilizzeranno appunto i miei cameraman come il nuovo obiettivo, che mi è costato tantissimo, però lo reputo comunque un investimento. Il microfono, piedi, luci, tante tante cose insomma, quindi cerchiamo di investire con sempre più qualità, no? O sbaglio? Quindi ragazzi, per concludere questo discorso, quanto guadagna uno youtuber? Tanto? Poco? Normale? Allora, prima cosa ovviamente dipende da quanti iscritti hai, ovviamente da quante visualizzazioni fai, e fin qui penso sia abbastanza chiaro. Dagli sponsor che si hanno a disposizione, da quanto fisso ti dà quello sponsor, piuttosto che da quante commissioni riesci a fare tramite quello sponsor, lavori giornalieri, insomma, tanto tantissime cose, eventi dal vivo, eccetera eccetera eccetera. Quindi posso dire che uno youtuber, diciamo medio, guadagna un po' di più rispetto a un lavoratore, che un cassiere del supermercato, piuttosto che un operaio medio e robe varie, guadagna un pochettino di più. Tutto questo video qui non era assolutamente un lamento, come per dire guadagno poco rispetto agli americani, no, semplicemente per farvi capire insomma i guadagni che ci sono dietro a YouTube, ai vari format, alle varie cose, cos'è il lavoro di YouTube effettivamente, no? Spero di avervi dato un qualcosa in più. Poi magari, lo sai che mi è venuto in mente, raga? Magari non so se lo farò sul canale mio, sul canale di qualche amico, non lo so, vedremo. Vi faccio vedere qualche backstage di ciò che c'è dietro a un mio singolo video, così vi rendete conto non solo magari del oh, quello ha guadagnato 1000 dollari su quello. Vi faccio capire magari tutto ciò che c'è dietro. Ma sto parlando tantissimo, direi che basta, per questo è tutto. Quanto minuto stiamo? No, per farvi capire il minuto, il minutaggio in cui stiamo, e poi quanto durerà effettivamente. 28 minuti, io ho parlato per mezz'ora. Quindi raga, a parte i scherzi, a parte le cavolate, spero che insomma questo video vi sia stato utile. È stato un video un po' così. Ritorneremo ovviamente con i video vlog, con le sfide in palestra, con le bikini che vi piacciono moltissimo, col pugilato e tutto quanto. Vi ringrazio per la visione, ovviamente vi invito, se vi va, se vi fa piacere, se non fa niente, ad iscrivervi al mio canale, a supportarmi al massimo. E io vi amo a tutti come sempre, tutti coloro che mi supportano io li amo. Vabbè, basta sbarvolare, raga. Da stamattina sto registrando, vai, spegni. Basta, ciao.